approfondire nuovi modelli di business e nuove forme di organizzazione del lavoro, con particolare riferimento al miglioramento dei tempi di lavoro e del benessere collettivo in aziende, in pratica un nuovo modo di fare impresa, valutandone le ricadute positive in termini di benessere e sostenibilità sociale ed economica. Sono questi i contenuti dell'iniziativa Next Lab, il futuro che non c'era, in programma lunedì prossimo 1 ottobre alle 17.30 all'Auditorium del Parco all'Aquila. Si tratta di un laboratorio creativo organizzato dalla CNA Giovani Imprenditori Abruzzo e dalla Fidimpresa Regionale, inserito nel programma nazionale dei giovani della CNA denominato CNA Next, che culminerà il 19 ottobre a Milano. È una sorta di festival dell'intelligenza collettiva dove si cerca di apportare le idee, i punti di vista non solo dei giovani, per cercare di dare uno sguardo al futuro in maniera collaborativa. La manifestazione è stata presentata da Luca Lecce e Silvio Calice, rispettivamente presidente e direttore della CNA Giovani Imprenditori Abruzzo, insieme ai vertici della CNA provinciale Agostino Del Re e Gianfranco Torrelli. CNA è un'associazione che cerca di dare alle imprese delle risposte. Risposte che sono anche quelle di chi già svolge un'attività e di chi la vuole intraprendere, nel far capire chiaramente quali sono le proiezioni e quali sono le opportunità che il mondo dell'artigianato e delle piccole e medie imprese offre. Chiaramente al centro della la capacità all'estero della persona, che si manifesta con un'intelligenza creativa, con un'intelligenza anche costruttiva, ma anche soprattutto con il saper fare bene, il saper fare che si diffonde e fa parte dell'aspetto interiore del mondo dell'artigianato. Quindi noi saremo presenti con, ci auguriamo, ma abbiamo già segnali di una folta partecipazione. La CNA non mancherà e non fa mancare i suoi rappresentanti a livello nazionale, regionale e provinciale. Ovviamente verranno i massimi vertici, più ci saranno anche ospiti del mondo culturale, della ricerca e anche di quello che è il progresso tecnologico e di innovazione. Su quell'aspetto quindi la nostra realtà farà fronte anche a quello che è un altro nostro sponsor dell'iniziativa, che è Fidimpresa Abruzzo, il nostro Confidi, che chiaramente in questa manifestazione ci vuole essere come parte partecipa a quello che crea possibilità di accesso al credito, facilitandolo anche con tassi agevolati e con anche CNA Premia. CNA Premia è un'iniziativa che stiamo facendo e la promuoveremo il 1 ottobre, che tutte le realtà che sono, diciamo, si sono avvalse nel nostro Confidi e svolgono un'attività regolare, chiaramente anche con il nostro supporto, verranno premiate a scadenza semestrale con un premio che gli dà la possibilità di ottenere un piccolo contributo per partecipare ai loro costi. Poi il resto, ci sono anche gli sponsor tipo Biper, poi ringraziamo il patrocinio del Comune e il patrocinio dell'Union Camere regionale, della Union Camere della Regione Abruzzo. Quindi su questo aspetto non facciamo altro che dire, CNA c'è, continuerà a manifestare il suo peso, basti dire che noi abbiamo circa 15.000 associati nella Regione Abruzzo e quindi a quel punto siamo consapevoli del ruolo che abbiamo, ma non per un discorso di rappresentanza numerica, ma come punto di riferimento per il mondo dell'economia. Il CNA apre una finestra su quello che è il futuro, lo sviluppo delle imprese, che non si giocherà esclusivamente sulle tecnologie, sugli asset industriali, ma sulla capacità di rimettere al centro la persona con la propria qualità relazionali, capace quindi di fare gruppo e di dare il giusto impulso all'impresa, avendo la capacità di lavorare meglio in gruppo, essere più tollerante, avere un'etica dell'impresa che è necessaria per sviluppare in maniera corretta l'impresa stessa. Il laboratorio, ha spiegato Luca Lecce, non sarà qualcosa di statico, simile ad un convegno, ma si svolgerà secondo una formula creativa e innovativa, con contenuti multimediali e due monologhi introduttivi a cura di Guido Arista della Elital, che racconterà il progetto ExoMars 2020, e Gianmaria De Paulis, volto noto di Rai 3, web manager ed imprenditore, che racconterà la sua esperienza diretta nell'ambito della divulgazione della digitalizzazione, che servirà ad ispirare i giovani imprenditori. Le modalità di comunicazione sono quelle proprie dei giovani, quindi modalità divertenti, innovative, che riescano a coinvolgere anche un pubblico più ampio. La CNA cosa fa in questo? La CNA crea il network
fondamentale per creare quell'ambiente che sia favorevole allo sviluppo e alla competitività delle imprese. Infatti il nostro Next Lab di lunedì sarà un evento fresco, giovane, e terminerà con un concerto unico, perché vede due band abruzzesi ma di respiro nazionale, che sono i The Soul Buddies e i Disco, che faranno un concerto alternandosi sul palco di fronte, quindi nell'area esterna dell'auditorium Renzo Piano, quindi aperta a tutta la città, un concerto unico. Vi consiglio, perché la qualità dell'offerta musicale è straordinaria. Inoltre rafferma quello che vogliono i giovani imprenditori, cioè diffondere le proprie idee anche attraverso la cultura. La cultura e la musica in particolare sono uno strumento potentissimo che aiuta anche le stesse canzoni, aiutano nella comunicazione, l'interculturalità, e questo è uno degli aspetti che ci caratterizza di più. Questa modalità renderà l'evento con contenuti molto importanti e significativi, ma al tempo stesso fruibili della platea in circa un'ora e mezza, due ore di intervento. Avremo ospite anche la politica regionale, avremo Silvio Paolucci, assessore alla sanità e al bilancio, avremo l'assessore Sclocco, assessore alla sociale, perché il tema fondamentale è il lavoro e benessere attraverso nuove skill, attraverso la digitalizzazione, attraverso smart working. Tutto questo avremo l'obiettivo del primo di focalizzare dei temi da raccontare poi all'evento che si terrà a Milano, il nostro next CNA nazionale, dove questi argomenti saranno riproposti in un documento formale che sarà presentato alla politica per farlo proprio e per accompagnare azioni di sviluppo.